Fabrizio Minnella è responsabile della comunicazione e relazioni esterne di Con i Bambini, l'impresa sociale che quest'anno è stata candidata al premio Areté nella categoria Comunicazione Sociale per la campagna contro la povertà educativa in collaborazione con RAI. Grazie mille Fabrizio per essere qua con noi oggi. Io Grazie a voi. partirei subito allora con la prima domanda. Quali sono i contenuti della campagna? La campagna nasce all'interno di questa grande sperimentazione avviata in Italia nel 2016, che è il Fondo per il contrasto della povertà educativa per le bambine. Ed è un'iniziativa che è nata grazie, diciamo, promossa dalle fondazioni di origine bancaria, rappresentate dall'ACRI, il governo e il forum del terzo settore. L'obiettivo è quello appunto di contrastare questo fenomeno abbastanza complesso e non poco, diciamo, non poco conosciuto, non molto conosciuto, che è quello della povertà educativa minorile. Quindi l'obiettivo, della campagna era quello di, sensibilizzare l'opinione pubblica su questo fenomeno poco noto, e promuovere anche un'idea di comunità, no? Nel senso che il tema della povertà educativa non riguarda soltanto la famiglia, non riguarda soltanto la scuola, non riguarda soltanto le istituzioni, ma riguarda tutto il mondo che ruota attorno al bambino, al ragazzo, che noi definiamo comunità educante. Quindi, grazie a questo spot promosso con la RAI, e voluto anche dalla presidenza del Comitato di Indirizzo Strategico del Fondo, siamo riusciti a portare all'attenzione dell'opinione pubblica, quindi del grande pubblico, questo tema che per noi, e non solo per noi, è molto rilevante. In quale strategia si inserisce? La strategia di comunicazione ha una doppia funzione, una più di tipo informativo. Quindi, dare proprio notizie, informazioni su questo fenomeno. E lo facciamo anche attraverso dei dati sul fenomeno che rilasciamo settimanalmente nell'ambito del nostro osservatorio con i bambini che abbiamo promosso con Open Polis. E quindi, in un'ottica di data journalism, informiamo le istituzioni, i media e i singoli cittadini sul fenomeno visto da tanti punti di vista. E poi, ovviamente, informando l'opinione pubblica del resoconto dei progetti, quindi raccontando le esperienze, le storie di questi grandi cantieri educativi, oltre 400 avviati con più di 7.500 organizzazioni diverse in tutta Italia. E poi c'è l'aspetto della comunicazione un po', diciamo, in senso un po' più ampio, quindi lavorare proprio sulla percezione che si ha del fenomeno, e da questo punto di vista noi utilizziamo un approccio partecipativo. Quindi raccontiamo le storie, le condividiamo soprattutto attraverso i social e cerchiamo di rendere partecipi quelli che vengono definiti destinatari diretti dei progetti, quindi i ragazzi, gli operatori culturali, gli operatori sociali, il mondo della scuola, le famiglie, attraverso dei contest partecipativi, attraverso un video magazine e tante altre iniziative che hanno proprio l'obiettivo di fare una comunicazione con i bambini, appunto, con tutti gli altri. E per concludere, ci può dire qualcosa riguardo i risultati? È un bel punto di vista, perché lo spot è stato lanciato il 20 novembre del 2019 in occasione della giornata internazionale dell'infanzia e dell'adolescenza. In quell'occasione avevamo anche lanciato con l'Istituto Demopolis un'indagine per conoscere l'opinione degli italiani sul tema del fenomeno della povertà educativa minorile. Ed è un'iniziativa che abbiamo ripetuto nel tempo. Allora, vi riporto soltanto un dato: il punto di partenza del 2019 rispetto alla domanda che abbiamo posto se il fenomeno, il problema della povertà educativa riguarda la crescita dei minori, riguarda l'intera comunità. Nel 2019 aveva risposto affermativamente il 46% degli italiani. A distanza di un anno, novembre 2020, questa percentuale è già cresciuta dal 46 al 67%, e nel 2021 ha raggiunto quota 78%. Quindi siamo partiti nel 2019 al 46%,
78%, quindi è aumentata la consapevolezza, non più una percezione, ma la consapevolezza che la povertà educativa minorile, che è un fenomeno molto complesso, articolato, multidimensionale, riguarda l'intera comunità, non riguarda soltanto la scuola, non riguarda solo la famiglia, non riguarda solo le istituzioni, ma riguarda tutta la comunità educante. E questo credo che il risultato più interessante che diciamo, abbiamo raggiunto anche grazie a questo sport, a questa campagna. Grazie mille Fabrizio per essere stato qua con noi Ah, e complimenti per tutto quello che fate. Grazie ancora. no, grazie a voi.